Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video faremo un approfondimento del nostro TerraMaster F2 NAS 2. Andremo a vedere più da vicino l'aspetto estetico di questo prodotto e la sua prima configurazione col nostro PC. Partiamo dunque dal lato estetico. Come potete vedere è un NAS completamente in alluminio, è appunto color argento opaco. Sul frontale abbiamo due bay per i nostri dischi. Noi abbiamo installato dei Western Digital Red, dischi creati apposta per i NAS. Inseriamo dentro, intanto accendiamo il prodotto per effettuare la prima configurazione. Potete notare che sul fronte, ecco il beep di accensione, potete notare che sul frontale abbiamo, oltre ai due bay, anche il tasto di accensione che si illumina di blu una volta che viene premuto, e due LED di status per i dischi che sono arancioni in fase di avvio e poi diventano blu quando il sistema è pronto per l'utilizzo. Sui laterali troviamo il logo dell'azienda, appunto TerraMaster, stampato, nessun rilievo, nessuna presa d'aria per i nostri dischi. Ricordiamo che ovviamente lo chassis in alluminio favorisce la dissipazione di calore. Sul retro, spero che si riesca a vedere piuttosto bene, troviamo la ventola in estrazione, una porta USB 2, una porta SATA, il collegamento LAN RJ45 Gigabit e un tastino, un pin da premere con l'accessorio incluso nella confezione per il reset del prodotto. Come potete notare, sulla parte alta abbiamo una maniglia in alluminio anch'essa comodissima per il trasporto del prodotto e un'etichetta che ci mostra le fasi per andare a configurare il nostro prodotto. Configurazione che andremo a vedere immediatamente insieme. Non è una procedura molto complessa. Dopo questo video faremo anche un altro video di approfondimento sul sistema operativo di questo prodotto e per adesso andiamo a vedere la configurazione. La prima configurazione è molto semplice. Come primo passaggio abbiamo il T-Cloud, il software che ci permette di rilevare sulla rete il nostro TerraMaster F2 NAS 2. Abbiamo quattro icone, premiamo su TOS Login e verremo rimandati direttamente al browser web con la pagina di configurazione. La lingua può essere scelta qua in alto, non c'è l'italiano, quindi scegliete quella che più vi aggrada tra le altre che conoscete. Noi abbiamo scelto l'inglese per comodità. Sono sette step. Il primo step è soltanto un riepilogo delle varie impostazioni che andremo a mettere, quindi andiamo subito avanti. Host settings, selezioniamo, scegliamo il nome del nostro NAS, che il nome che avrà sulla rete, e cambiamo se vogliamo la password di amministratore. Quella di default è admin, come al solito. Andiamo poi nello step 3, ovvero quello relativo al fuso orario. Abbiamo la scelta di tutti i vari, ovviamente, i vari fusi orari. Noi andiamo a sceglierne una, vabbè, una a caso. Oslo, va bene. Possiamo scegliere ovviamente il formato della data e sincronizzare automaticamente l'orario con il time server. Andiamo avanti. Step 4, indirizzo IP. Possiamo decidere di utilizzare il DHCP e quindi lasciare che il sistema si scelga automaticamente l'indirizzo IP, oppure impostarne uno statico e quindi manualmente. Andiamo allo step 5, Startup Tasks. Praticamente in questa schermata possiamo scegliere quali servizi e quali protocolli abilitare fin dallo startup di sistema. Ogni volta che il sistema fa il boot, avvierà i vari servizi tra quelli che sceglierete voi.
in questa schermata. Ovviamente poi all'interno del TOS si potrà aggiungere o togliere un servizio dallo startup. Step 6, la scelta del volume dei dischi. Abbiamo le informazioni relative ai due dischi installati e la possibilità di scelta tra il RAID 0, RAID 1, JBOD e single disc. Andiamo avanti e nello step 7 abbiamo un riepilogo delle impostazioni che abbiamo scelto. Verifichiamo che sia tutto di nostro gradimento e clicchiamo su Complete. Attendiamo che il sistema arrivi al 100%. Bene, siamo giunti al 100%, siamo ancora in fase di inizializzazione, come potete leggere dalla scritta che c'è in basso. Bisogna ancora attendere che il processo venga ultimato. Bene, device initialization has been complete. Bene, abbiamo finito la nostra configurazione, possiamo chiudere questa pagina e possiamo cercare nuovamente il nostro prodotto sulla rete in caso fosse cambiato l'indirizzo IP. Infatti è cambiato. Premiamo di nuovo su TOS login e verremo rimandati alla pagina di accesso del sistema operativo. Mettiamo le credenziali e voilà, il sistema è pronto, è pronto per l'utilizzo e la configurazione è ultimata. Abbiamo visto come la configurazione di questo NAS non sia per niente complessa. Prima di abbandonarvi e lasciarvi al prossimo video di approfondimento sul sistema operativo di questo prodotto, parliamo un attimo delle performance. Le prestazioni dell'F2 NAS 2 non sono proprio al top tra tutte quelle che abbiamo visto delle varie recensioni di altri prodotti, però sono assolutamente in linea con quanto dichiarato dall'azienda. Abbiamo una media circa di 70 megabyte al secondo in fase di lettura e un 45 mega al secondo in fase di scrittura. Questa è una media, come potete vedere dai grafici, fatta tra i vari test effettuati. Abbiamo in alcuni casi valori superiori come in Crystal Disk e in altri casi valori leggermente inferiori. Detto questo, il prezzo è comunque abbordabile per tutti, le performance sono in linea appunto con quanto dichiarato dall'azienda. Diciamo che sulla stessa fascia di prezzo si può trovare anche altri prodotti come per esempio un Synology e quindi bisogna valutare un attimo bene l'acquisto del prodotto. Detto questo vi lascio al video di approfondimento del nostro sistema operativo, faremo un giro all'interno dei vari menu, quindi vi consiglio di seguire anche quel video se siete interessati, lasciare un commento qui nella parte bassa del video e con questo vi saluto. Da Angelo della redazione di XTMhardware per ora è tutto, un saluto, ciao ciao!